Buongiorno a tutti, da Enrico Malverti, sono le 11:10 di venerdì 28 febbraio 2020. Si sta per concludere una settimana che sicuramente passerà alla storia, tutti i trader ricorderanno, non solo loro. Il DAX ha disegnato, e non solo lui, una candela veramente impressionante, quella che stiamo vedendo, che ha sbriciolato tutti i supporti. Nel giro di pochi giorni siamo passati dall'euforia al panico più totale, con mercati che erano sui loro massimi assoluti, e anche se il DAX aveva segnato questa inquietante, col senno del poi, key reversal, quindi massimo inferiore, superiore al massimo precedente, chiusura inferiore a quella precedente, però nessuno poteva, pensare a un panico così grande. Un'esplosione di volatilità sì, era attesa, ma non certamente di questo tipo. Come abbiamo detto, il DAX ha sbriciolato veramente tutti i supporti, dai 13.230 punti, il primo evidenziato sul mio grafico, passando per i 12,6, 12,5, 12,3, fino ad arrivare agli 11,8, che ci auguriamo che questo livello e questo poco più sotto degli 11.700 punti possa tenere quest'oggi. In teoria le aspettative degli operatori finanziari sono che i mercati si assestino dalla prossima settimana, trovando un punto di equilibrio e magari consentendo di vedere una inversione a U, cioè un vero e proprio recupero. Chiaro che servirebbero notizie magari un po' rassicuranti sui contagi. Ancora migliore sarebbe che arrivassero notizie rassicuranti sulla curabilità di questo coronavirus o sui vaccini. Tutti gli indici sono in territorio fortemente negativo. Il petrolio ha tentato di rompere poco fa i 45, si è portato sotto i 45 per un attimo, perde il 4,20 in questo momento. L'Italia ha fatto un gap questa mattina che farebbe pensare a un gap di esaurimento. Sta tutto sommato reggendo sui 21.900 punti, e quindi ci auguriamo veramente che possa esserci questa inversione della prossima settimana. Il controllo del rischio rimane sempre fondamentale, e cercare di rimanere liquidi. Se si va a cercare il rimbalzo, farlo nel momento in cui si è in prossimità dei supporti, in modo da stopparsi con rischi limitati, e cercando di aggiare ovviamente le posizioni, soprattutto per un trading intraday. Qua vediamo come siano pesanti quest'oggi le perdite sull'azionario, con titoli che erano solidamente rialzisti, che stanno subendo grosse perdite, come ad esempio STM, Amplifon ed Enel, titoli che erano appunto saldamente bullish fino a pochi giorni fa. Anche sul fronte dei titoli di Stato abbiamo avuto un incremento dello spread, con ribassi che hanno riguardato un po' tutte le scadenze dei BTP, a fronte invece di un bund che, visto come bene rifugio, così come l'oro, ha beneficiato in qualche modo del ribasso dei mercati azionari. In questa seduta l'oro perde addirittura lo 0,98-0,99, mentre il bond guadagna uno 0,53 e si è riportato sopra il 177,50. Appuntamento per un aggiornamento la prossima settimana. Buon trading a tutti, e no panic, manteniamo la calma.